Vi ricordate che per San Valentino Fede mi ha regalato un viaggio a Parigi? Ecco, oggi è arrivato il giorno della partenza. Ci siamo svegliati super presto e alle 4 e un quarto del mattino siamo usciti da casa. Arrivati a Fiumicino abbiamo subito imbarcato le valigie. Abbiamo aspettato l'uscita del gate bevendo un cappuccino prima di imbarcarci. E alle 6 e un quarto siamo finalmente saliti in aereo. Non era ancora sorto il sole, perciò sembrava ancora notte fonda. Il volo da Roma a Parigi è durato circa 2 orette, in cui ho dormito tutto il tempo. E al nostro arrivo il tempo ci ha sorpreso. Faceva inaspettatamente caldo, ma tanto già da domani le temperature si abbasseranno. Arrivati in hotel ci siamo fatti una doccia, ci siamo subito preparati per uscire. Per non saper né leggere né scrivere, io un cappotto me lo sono portato. Prima tappa del giorno, dato che stavamo morendo di fame, siamo andati a Café de Flore, uno dei caffè parigini più conosciuti, almeno da quello che so io. Volevo prendere cappuccino e cornetto per fare colazione, ma si era fatta quasi luna, quindi ho optato per un'insalatona. Usciti da lì ci siamo fatti una bella passeggiata a piedi per le vie di Parigi, anche perché in realtà per il primo giorno non avevamo previsto nessun itinerario specifico. Ma la mia idea era proprio quella di camminare un po' e perdere